Salve, buongiorno. Io sono il dottor agronomo Calogero Luigi Insalaca, sono di Delia, che è ormai abbastanza conosciuta anche a livello nazionale per la presenza di parecchie centinaia di ettari di pescheti e da qui la pescicoltura si è allargata anche alle zone vicine. Io ho piantato il mio primo pescheto negli anni 80. E da allora i risultati sono stati ottimali per quanto riguarda la qualità e quindi fortunatamente il mercato l'ha riconosciuto questa grande qualità che si ottiene in queste nostre zone collinari, perché qua siamo su delle colline intorno ai 400 metri di altitudine e abbiamo quindi delle caratteristiche ambientali eccezionali per la pescicoltura. Quello che però manca oggi, quello che manca è la professionalità degli operatori che tengono gli attrezzi in mano. Questa è una forbice che dovrebbe essere utilizzata in questo periodo di inizio giugno, metà giugno. Per fare la giusta potatura verde, bisognerebbe lavorare sulla potatura verde, che è un'operazione per il pesco di un'importanza enorme, un'importanza che purtroppo non è sufficientemente compresa anche dagli stessi operatori della filiera, anche dagli stessi agricoltori. Facciamo vedere quello che ho fatto 12 giorni fa, giorno 7. È stata fatta una prova di potatura verde su queste quattro piante e già possiamo vederne gli effetti, intanto sulla colorazione dei frutti. I frutti sono ben colorati nella parte dove arriva il sole, ma soprattutto è tutta la pianta che ne sta beneficiando. Non solo il sole va a vantaggio di quello che si trova nella parte alta, nella parte alta si trovano dei rami che crescono prepotentemente, che però creano un ombreggiamento enorme nelle parti interne della pianta. Invece possiamo vedere che ci sono dei risultati già ben visibili dopo 12 giorni. Questa pianta, come vediamo, ha una zona bassa estremamente estremamente ben rivestita, che sta i rami si stanno allargando, i rami misti si stanno creando con una facilità incredibile, e questo perché appunto come abbiamo visto, come ho spiegato già l'altra volta, ho reso conica la parte alta, il sole entra e raggiunge anche le zone interne e basse, quindi su queste sottobianche fortificate il prossimo anno avremo molta più produzione. E siccome arriverà pure molto sole, avremo il massimo della colorazione e dell'ingrossamento. Invece, possiamo vedere che dove non hanno iniziato purtroppo ancora a fare la potatura verde e dove hanno commesso anche qualche errore nella potatura invernale, possiamo vedere che c'è una situazione non tanto buona, perché vediamo che in basso si stanno creando delle zone di vuoto, delle zone dove non arriva la luce. Succede questo, che il germoglio si blocca dove c'è perennemente ombra, anche i frutti rimangono verdi, non prendono nessuna colorazione, come possiamo vedere. Questo frutto, se non ci facciamo arrivare la luce solare, rimane verde, quindi prenderà al massimo una colorazione gialla, ma mai, mai bella rossiccia, bella colorita come le nettarine devono essere. Devono prendere almeno un 40-50% di colorazione rossa per avere un discreto appeal. Purtroppo la manodopera è il fattore che è difetta. Ci sono delle situazioni in cui ci vorrebbero molti più operai che sappiano però che cosa fare, perché purtroppo ci sono degli operai specializzati di nome e non di fatto, perché creano delle situazioni che poi, se non si interviene con la potatura verde a correggere,
si hanno degli interi lati, vedete questa pianta ha una un'intera zona che non sta lavorando bene, quindi il prossimo anno qua avremo sempre il vuoto, non raccoglieremo niente in questa zona. A differenza magari di questa è una bella sottobranca, ma purtroppo c'è una disformità notevole, bisognerebbe fare un ottimo lavoro di potatura verde. E questo è estremamente consigliabile, gli agricoltori devono investire molto di più, i pescicoltori devono capire finalmente l'importanza enorme della potatura verde, e è nel loro grandissimo interesse, e anche si otterrebbero delle produzioni ancora migliori qualitativamente, e anche la quantità stessa del peso che una pianta riesce a fare sarebbe maggiore, perché i frutti che sono esposti bene alla luce ingrossano anche di più, riescono ad avere una pezzatura superiore e quindi anche una valutazione di mercato migliore. Tanti saluti da Delia, continueremo a occuparci di questo aspetto fondamentale della produttività del pesco, che è la potatura verde, perché veramente è una pratica culturale molto molto trascurata, ed è sbagliatissimo non migliorarla questa situazione. Grazie.